Let's catch up. Welcome back to Let's Catch Up. Welcome for a late night version. Yes. Of Catch Up. We are in our PJs. For tonight, we are joined with you. Present. I give you the honors. The man of the house. Literally. The man of the house, Davide. Davide, Kuya Davide, welcome to Let's Catch Up. Ay, gusto mo, o sige, dali, lapit ka. Hello lang, hello. Para pampatulog mo gabi-gabi yung boses mo. Parang lang yung boses ko nga eh. Yung boses ko, akin eh, tuti naman eh, iba. Depende ako, meron talaga yung ano, nakikringe ka boses marinig. Ayun, yung boses ko rin ako talaga. Nakikringe ka marinig yung boses mo. Una cosa na napansin ko kay Kuya na nagustuhan ko ay ke, pag meron siyang gustong gawin, parang consistent din talaga siya. For example, yung isang araw, parang nagustuhan niya mag-coding. Pero evidente, l'ha iniziato davvero a studiare, a farlo. Yun yung napansin ko kay Kuya, na pag meron siyang gusto, willing talaga siyang magbigay ng time and consistent siya para marating yung goal na, na gusto niyang marating. Aspetta, ti fermo subito. Yes, messo. Infatti, parang... Yes, messo. Non è che ho smesso perché non ho voluto, è che non ho tempo. Ecco, però io ne ho at least, se tu però vuoi fare smesso, una cosa talaga. Però la volontà, non so, la volontà, la volontà c'è, è sempre dal mio pensiero. Però ovviamente tra, ancora mi sveglio, alle 7, alle 8, dalle 7 fino alle 7 e mezza, stretching, workout, eccetera, eccetera. Wow! 7 e mezza, 8, pulisco la casa. Oh, ti danno un po' in daily routine, ma... Oh, ti spiego perché non ho tempo di farlo. Sì, perché però... ho smesso di farlo, stava no? Già mirando una cosa e tu l'hai rovinata. Dalle 3 poi ci c'era... Non ho più il tempo di fare il coding, mm-hmm. Perché... Non perché non lo voglio io, ma mm-hmm. Il mio tempo non mi dà. Vedi la differenza? Dice, il tempo è denaro, perché il tempo è importante. Vedi la differenza? Però dipende come lo sfrutti. Di va? No, è la differenza tra te e me che tu rendi le cose grandi e io semplicemente se non posso permetterlo di fare dico vabbè, quello che ho adesso mi faccio bastare quello. Ma non perché è sei che... tu a pensare che non puoi permettertelo? Però io non mi stresso. Ma sai che a dire come non riesco a farlo? Ma, aspetta, non è che non ti stresso, non ci provi nemmeno a ridere. Che sono straccino e tu ti stai stressando per un coding. Oh, non bisogna sembrare personality. Perché lei ti stava dicendo che comunque tu in tante cose che fai quando ti fissi a voler imparare una nuova cosa tu la inserisci in qualche modo, poi il percorso di continuarlo va e viene, però il volerlo fare, perché io c'è chi nasce con dei talenti già innati, c'è chi è più perseguito in impararli col tempo, kahit praktisado lang. Che io mi insegno sabi con la differenza tra me e te, che magari ci sono delle cose che io, mas madali ko siyang intindihin. E quindi hindi ko siya masyado in effort para marating un certo comprensione. Invece, tu magari non hai lo stesso capacità di comprenderlo subito, pero inaano mo siya, kino-compensate mo siya con la costanza di ecco, infatti questa cosa di mettere ricordo, effort. Perché c'era stata una persona durante la maturità, non è solo un esempio, proprio c'è maturità, devi essere tutto il tempo, e queste persone qua mi stimavano del fatto che anche se non riuscivo a capire una certa cosa cercavo comunque di fare in modo, cioè cercavo comunque di fare le cose in modo costante per arrivare a quell'obiettivo. Alla fine come sono uscito con 60, 61, uno sì. E queste persone qua sono uscite più di me, nonostante io abbia fatto sa rilimo, sai che you did your best. Sì. Perché il numero, cioè, è la stessa cosa nel dire che yung 61 para sa'yo, 100 din sa'yo. Yun magari, ad esempio, yung
risultato ko parang hindi pa siya yung beste. Quindi da un lato il numero è in base poi alla fine alla capacità tua, perché se alla fine è per terra al massimo, allora se sali lì mo che quello è un 100% una tua vittoria. Certo. Ma anche, anche solo uscire dal liceo è una vittoria. Quello penso per tutti. Penso per tutti, quindi. Esatto. Però alla fine è più una questione che un character, un diversity non character, che cioè nate in lahat. Che magari noi ci troviamo in mezzo, però para makarating dun sa common ground na yun, iba-iba yung effort. Magari per me è molto più chill. E magari con te, infatti, la maggior parte delle volte spiegare una cosa un po' più facile, e con lui è una questione che può essere facile per metà, e poi a un certo punto capisci che akala mo na pupuntahan mo na yung direction, e poi alla fine diventa che lo devi spiegare. Però yun nga yung topic din natin nell'altro episode, na may adjustment. E un'altra cosa, bukod sa ano yung mag-explain ng something, anche yung pag-manage ng anger. Che spesso dicevano che kailangan mo mag-adjust se sai che yung isa umiinit na tu non puoi essere lo stesso livello. Parang kailangan ikaw yung maiba. E da un lato, se ad esempio lui fa adjust a imparare le cose inserendo nella sua routine nuove abitudini, forse pagdating sa emotion, kasi yun sa kanya è molto yung mga competenze, yung mga abilities. Pagdating naman sa emotion, parang yung nag-a-adjust siguro ako. Oo, oh, si. Kasi dun sa emotion, mas hindi niya masyado, mas nakakarating siya sa levelo ng intensity. Ako, kaya ko pa siyang kontrolin. Io, vabbè, io ti dico fin da subito che, vabbè, lo sappiamo entrambi, ho questo difetto qua che purtroppo non riesco a controllare le emozioni, indipendentemente dalle cose. Poi ovviamente questa cosa qua è sempre un'abitudine. E quello in dimo poi, cioè in dimo la sì, practice. Certo. Rispetto alle abilità. Se mi fai arrabbiare tutti i giorni è un'altra cosa. Ma insomma poi practice sta, io parlo ma contro. È vero, ci sono delle cose che poi dimo i practice ad aralen. Le altre parang kailangan mo lang talaga na may magsusupport sa pagkatao mo, cioè nel senso una parte di te, quello non è una cosa che puoi cambiare da un giorno all'altro. Certo, ma il process talaga sa acceptance, sì, perché accetti quella persona per come è fatto, quel senso lì, no? Lo accetti e lo affronti, perché poi accettare alla fine è una scelta, non è nemmeno una scelta, para un obligation monadigna. Sì, esatto. Yung affrontare, quella è una scelta. Kasi yung parang dalwa kayo nel senso anche nell'amicizia, no? Se magtatampo yung isa, pwede ka din magtampo. Pero da un lato è come mantenere un silenzio magari. Tapos nagpapakiramdaman kayo. Sì. E quella cosa lì non oppure la puoi cambiare. Nagpapakiramdaman, però oppure senti anche degli altri che parang ti stanno sparlando. No, stiamo parlando di emozioni. Okay. Nel senso che l'emozione comunque è una parte della persona che non puoi dire voca mattampo. Cioè. Sì, non è una cosa che puoi comandare. Esatto, che puoi comandare. Però alla fine appunto quello che puoi fare è para supportarmo nella, I mean di non sa supportare, però nandun ka pag alam mo na yung tao nasa harap mo, wala siya masyadong control sa emotion niya, parang ikaw kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong kontrolin, kahit hindi mo naman makontrol yung buong sitwasyon, at least
do your best na lang para madali Pero ang tanong, lumigin or pero ang pakawalan. tanong nga, yung problema doon kasi, pag, diba, yung dua persona, no? Sí. Yung isa, kaya niyang kontrolohin yung emosyon niya. Independentemente se sono amici oppure sono in relazione. Diba ito, si, vabbè, persona A, persona B. Se persona B, yung kaya niyang i-control yung emotion niya, persona A non riesce. Però nel lasso di tempo, sebbene in 2-3 anni, no, la persona B non può tenere tutto sotto controllo. Certo. Prima o poi anche persona B scoppierà. Cosa Ma infatti succede? Succede che, oh, vabbè, nell'amicizia può succedere di tutto, possono mandare a quel paese, eccetera, eccetera. Già un'altra cosa, per esempio, in una relazione, relazione. pede un breakup, pede finisce male e così via. Cioè, comunque il presupposto che in entrambi, cioè in tutti i casi della tua vita tu puoi scegliere. Se ad esempio yung dun sa part na yung nagbibig naga-adjust lo sceglie di fare adjust, da un lato meron din kasi siyang reason para mag-adjust. Ovvio che pag nararamdaman niya na è uno spreco di tempo or nakikita naman niya na hindi naman na-appreciate. Non, perché alla fine hindi naman sa partner dun sa mismo momento na yon kailangan ma-appreciate. Siyempre, nasa high emotions nga eh. Yung dopo, perché alla fine dopo ogni momento in cui nasa highest level ka, pag medyo kumalma na 1 o 2 giorni dopo, yun nga yung importance din ng closure. Kahit hindi naman yung closure ng relationship, yung closure ng mga events. So, nagkaroon ng discussion or nagkaroon ng tampuhan, yung closure na quello che magari hindi niya na-control emotion niya, ma e-express niya yung riconoscimento. Perché secondo me per chi fa adjust è importante anche sentirsi riconosciuti. Cioè, quello Certo. fa tanto. Perché alla fine tu sai che quella persona ha la volontà di essere, di andarti incontro, semplicemente nei momenti più coinvolti dalle emozioni, hindi lang niya talaga ma-express. Che è, penso, coraggioso dover dire: guarda che ho riconosciuto che tu mi hai fatto questo, e l'altra parte dice: sì, l'ho fatto per te perché alla cosa sarilico che potevo. Alla fine di tutta la fiera è semplicemente essere della stessa squadra. Essere nella stessa squadra. Kasi nga, mas madali yung ano yung mag-point finger. Yung parang, tingnan mo, hindi mo makontrol yung sarili mo. Alla fine, you made the point. Siguro, ano yung, you stated the fact. Parang, lo so, e allora? Adesso che lo sappiamo entrambi, uno dei due deve fare qualcosa. Sì. E lì è il essere, cioè è l'essere nella stessa squadra. Ma molti issue alla fine sono quando nagiging defensive ka. Yung pagiging defensive ka, se feeling mo agad, Yung parang ano, ikaw na yung kawalan mo. però allo stesso tempo parang vabbè io lo sento una cosa personale anche al di fuori della nostra relazione, no? Di non, parang hindi naman kasi pag essere difensivi, no? Però nello stesso tempo parang proteggi anche te stesso da qualsiasi fattore che ti possa essere Pero meron kasing times na yung qualcosa, pagiging no? defensive, kasi non fa esprimere quello che ciò che realmente senti. La maggior parte delle volte, non so se è una cosa che riesco a fare, yung pagiging empatica. Yung parang qualsiasi cosa esce fuori dun sa superficial part. Hindi ko na siya pinapakinggan kasi alam ko na yung sinasabi mo non corrisponde sa pagiging tao mo. Però ho notato una cosa, che proprio essere una persona
empatici, tu riesci facilmente a mettere nei panni degli altri. Quello Sì, e quello è il significato di io per esempio, no? essere Aspetta, io per empatico. esempio questa cosa qua non riesco a farlo. Perché non È una tutti. tua capacità. È un No, step regista. non sempre, perché poi alla Ma fine sei un senti anche il dolore regista. degli altri quando tu vorresti semplicemente Però farti i fatti tipo tu tuoi. sei già praticamente, hai già una soluzione di qualcosa. No, non è che hai una soluzione, è che percepisci che questa persona vede una certa cosa in un certo sì, in un certo modo, nel senso che anche con una certa gravità. Magari io, quando penso alla mia situazione, non lo vedo una cosa grave e quindi parang ginagawa ko na din siyang sharing na se baka pwede mo din i-apply sa sarili mo. Però è una cosa che non è che io prendo la soluzione e basta, perché semplicemente penso a una situazione mia e faccio sharing. Però c'è quella volta che magari mabigat lang talaga yung sitwasyon na kahit mangyari sa akin, isipin ko talaga, mabigat talaga, wala ka talagang masasabi doon. Ma anche quando magari io vedo che dietro le parole, no? Anche lì dipende anche come sai leggere la persona. Magari Chiara dice una cosa e poi dico: ma è veramente quello che pensi? E se poi alla fine non tai na yon, parang na condition ka kasi sicuro dito. E lì sono comunque delle domande. Però non è che dici: ah, tu lo leggi. Cioè, io non è che ho una palla di vetro e leggo. È semplicemente nakikita ko kasi na sa pag sinasabi niya yung isang bagay, nakikita ko din na hindi siya convincido. Invece, yung pagiging defensive mo naman è quando napupunta siya sa part na aano ka na, nagko-conclusion ka na. E yung conclusion kasi na yun, minsan, galing sa past trauma. Sempre quelli sono yung kasi yung pinag-usapan namin sa about sa mga relationship ganun, na siguro pag younger ka pa e inizi comunque a buttarti un po' nel rischiare di più e kasi wala ka pa masyadong trauma, so mas madali pa sa'yo mag-take risk, Mag-explore, yes. mag-explore. Pag habang tumatagal, medyo ano na eh, dumadagdag yung mga possibilities, yung mga options, yung mga. Yung parang ano yung quando ti dicono sei come sei uguale come tutti gli altri quelle cose lì Perché hai un paragone. sì. Magari prima non ce l'avevi, adesso che c'è tanti paragoni, dici che è più. Mas ma ano na, mas ma filtro na yung mga decisions mo. E questa cosa qui sono. Che adesso uso, sabihin trauma. Sono i traumi della vita, eccetera. E lì purtroppo, se magari capiti con una persona che, limbawa ako, kumaapektuhan ako dun sa lahat ng mga instinct mo, probabilmente non sarei andata a fondo. Invece, io ho pensato, ma anche questa persona ha dei passati, anche questa persona ha avuto delle situazioni in cui semplicemente è stato guidato in un certo modo, so siya mismo hindi niya alam o hindi niya ma-express kung ano yung pinagdadaanan niya. Però questa cosa qui è anche essere appunto un attimo conscious sa sarili natin, kasi pag tinignan mo, ako din naman siguro gusto kong intindihin ako dahil sa mga nangyari sa akin, hindi lang sa mga nang pinapakita ko. Yun siguro yung conception din sa akin na oh, you're so strong, napaka matibay mong tao, or parang hindi mo pinapakita yung mga kahinaan mo. E lì è andare oltre a quello che vedi. Kaya nga, yung sinasabi natin dito è yung come approcciarsi con la gente e yung choices na ginagawa mo ogni giorno con una persona, ma anche con le persone che fai entrare nella tua vita. Perché
Cosa alla fine, io ne ho un topic name l'altra volta, è che magagandat masasayang mga experiences. Inuunahan muna yon ng mga mahirap, Not so good. complicated, and yung parang never, yung feeling mo never ending na siya na struggle, na parang kailan na ba yung katapusan nito. Che Però lì dipende in che fase della tua vita, perché più sei giovane, più secondo me, più sei giovane, cioè più giovane subisci delle complicazioni, mas madali kang nakabangon. Kasi napansin ko talaga sa'yo, mas nabilis ka maapektuhan, kasi later, dopo ka na masyadong na-test, cioè certi ostacoli li hai dovuti subire quando ormai avevi già una certa maturità, e quindi parang ano, yung percezione mo è che sobrang bigat na siya dalhin. E io ti guardavo e ti dicevo, Solo questo passa. passo, sì. Però è quello che dicevamo, tipo 2 anni fa sembrava tutto molto più pesante. Invece se lo guardi da adesso è diverso, sembra più una cosa, ah, oh, ma perché pensavo questa cosa? Poca tanto da Guarda, bimbi che tanti. parla. Sì, alla fine dipende da quello che sa Cioè, periodo della vita praticamente, in cui sei. più soffri, più stai nella me. Stai Sì. me, più cresci. Questo è vero, per quello io dico, mi sono sempre messa nelle più scomode situazioni quando mi sentivo in grado di affrontarle, perché penso che andando avanti sarà sempre più difficile la resistenza proprio bilampancatao. Quindi tanto vale affrontare le cose più difficili quando sei più forte, e quindi ha portato anche a tutto il resto, nel senso un way of getting in a relationship, però poteva entrare, poteva succedere forse nel modo più facile, nel modo meno rischioso, meno controversial, e che dicevamo anche, lì è una scelta tua, lì è una scelta che se tu sei in grado di scegliere anche quello, in qualche modo tu arrivi ad avere una relazione. Perché io potevo schivare quella parte lì, non sarei stata in una relazione. Poi la tua domanda sarebbe stato quando poi effettivamente sarei entrata in una relazione. Perché se non te sarebbe stata un'altra situazione. È sempre lì. Voglio entrare in una relazione? Non lo so. E questa è la situazione? Non lo so. Però anche in amicizia mi sono sempre trovata a scegliere di mettermi nella parte scomoda. Cioè io penso che nell'amicizia anche soprattutto con Chia, ho affrontato le parti più awkward prima, che crescendo noi non abbiamo dovuto più affrontare. Ci sono delle conversazioni che magari vedi nell'amicizia con le giovani, che dici, ma noi lo affrontavamo con più leggerezza, loro adesso. Io non ho mai girato Kasi yung friend mo kasi dapat, di ba, nagbibigay ng peace. E kung masestress ka, parang hindi na yun yung friend para sa'yo. È Feeling vero. ko, cioè tu dovresti cercare questa persona, non sentirla come un problema. Esatto. Ma anche una cosa sa mga ikaw, balik na naman sa topic din na last time, yung sa relationship. Yung sinabi ko talaga, parang pagkahanap ka ng isang tao, parang the right person for you, etc., etc., that person is supposed to give you peace of mind, or parang siya yung magbibigay ng peace sa'yo, yung parang magpapagaan ng araw mo. Pero if siya yung parang nagbibigay pa ng isipin pa sa'yo, and parang nagpapastress sa'yo, di ba natanong ko na din sa inyo to dati nung nagkaroon tayo ng session? Parang, siya pa ba yung tamang tao? Parang ganon. If alla fine, Adesso, parang, kung siya nagbibigay ng stress. pensandoci,
sobrang contrario siya. Nel senso, di ba yung sinabi ni Kel, my sense, na dapat nagbibigay ng peace of mind, yung hindi ko rin sa stress. Pero, yung peace of mind na arrivato dopo. No, questo... dopo. Cioè, sì, nel senso che io, beh, effettivamente, pensandoci, io non avevo nessun peace of mind all'inizio. Però, katulad ng sinabi ko sa iyo dati, e l'ho sempre detto, che hindi na ako yung pumipili. Era semplicemente yung damdamin ko na yung namimili na. Perché io dicevo, no, basta. Na parang nakaka-stress to kasi dapat hindi ko naman siya masyado i... Come si dice? Po problemahin. Mm-hmm. Pero parang yun na lang buong naiisip ko, buong araw. Però, infatti, cioè nel senso, però ero anche, era anche un loob ko che non voleva fermare, cioè non voleva che hindi ko siya makausap. Yung parang, pag sinabi mong tatapusin mo, pero ay, nahanap mo din. E quindi dicevo, may kinikilig dito. Sabihin mo lang. In the end, yun nga din yun, yung come avete detto prima, è una scelta tua. Sì. Yun din yung sinabi nyo noon, è una scelta tua se continuare ad affrontare o a rischiare o no. Che alla fine è una scelta. Dun ko na-realize che quando tu vuoi una cosa, perché alla fine meron ka pa din yung part of you na nag-iisip. Kasi literal talaga na nag-iisip ka, pero yung pakiramdam è letteralmente una cosa che non pensi. Cioè il tuo pensiero è questo non mi fa bene, questo mi sta solo portando più stress, però il tuo corpo letteralmente lo sta cercando, inizia ad essere giù di morale. Yung nanghihinaka nanghihinaka parang, ma alla fine quello che penso non combacia con quello che vorrebbe il mio corpo. E quindi io sicuro è alla fine con gusto in gusto in talaga. E quindi it's your mind or it's your heart, diba? Quindi anche quando magari dicevi no, non voglio più, il tuo corpo avrebbe trovato modi. Ma se non l'ha trovato i modi, it's not the case. It's not the case. Grazie. Na ano ka na naman, na-showcase ka na naman. Kahit ilang beses ko nang narinig sa storya, sa cose qua, per me è sempre un piacere sentirle, ma allo stesso tempo tu mi fai sempre ricordare na kahit abbiamo cominciato male. Vero. Però adesso siamo qui. Forse è uno dei motivi per cui siete ancora qui insieme. Il fatto che parang nakakilig pa din para sa iyo o sa inyo after ilang years, after 5 years, na paulit-ulit mo naririnig, yun pa din yung feeling na nararamdaman mo. Yung parang farfar sa stomach. Questa cosa però, nel senso sì, è ripetuta eccetera, però ultimamente sta cambiando quando realizzi che inizia ad a che fare con dei ragazzi di 18 anni. E iniziano e tu dici anch'io ho avuto 18 anni. Sai che sono delle volte che mi chiedono i consigli, non è tipo io. Allora te lo chiedo. E mi chiedono, io ho sempre detto, ma ragazzi, io sono io. Ma quindi non hai dato consiglio? Non può, cioè, no, non riesco a dare consigli qualcosa che non sono io. Però ci sta che se non sai dare consigli, cioè che riconosci di non essere in grado di dare consiglio. Esatto, cioè io ho fatto la mia strada, ho fatto qualche cazzata. Ovviamente questi ragazzi sono molto bravi, eccetera, eccetera. Però non posso dare le cose che ho fatto e tramandare a loro, perché se me è sbagliato è importante che loro sbaglino
e capire dove hanno sbagliato. E infatti noi possiamo solamente aiutare a capire quando una cosa non sta facendo bene però loro. Non se... puoi dare consigli, ecco, per esempio, non posso dare consigli qualcosa che magari loro potevano fare anche di meglio, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo anche fare di peggio. Però fa parte di un'esperienza da un po' cadrotto nella Yoni. Eh sì, ma secondo me pagganiana hanno plan di là è proprio per sentire o sapere la tua esperienza. Esatto, è come dire, io, per esempio tu vuoi proprio sentire l'esperienza di là, no? Però io un paran... Secondo me, dato che noi siamo, vabbè, noi, io ho fatto lei 3 anni di Ligao e 5 anni che stiamo insieme, ciò che sento è param vogliono prendere me come esempio e prendere come esempio le cose che ho fatto, ma secondo me è sbagliata sta cosa. Beh, non, cioè, non totalmente sbagliata, semplicemente non è realistica. Esatto. Però... c'è anche sta cosa da Anzi, dire. Mi fa piacere, per carità, però ovviamente sono delle cose che... Uia, cosa faccio? Però c'è anche sta cosa che... Yung... Pagnahingi ka ng advice, no? Chiara. Maghihingi siya. Però poi... gagawin niya pa talaga yun. Oh, perché alla fine... comunque però è solo un modo me, per conversare. No. Esatto, oltre a quello, però. E poi metterti un attimo in coscienza su cosa stai facendo, poi fai quello che vuoi, cioè alla fine. Però secondo me, sentendo anche l'esperienza degli altri, tu potresti anche fare qualcosa che tu non hai mai fatto. E infatti è più per avere un diversi punti di vista. Ecco, diversi punti di vista. Magari posso chiedere a Jay, posso chiedere a Chiara, posso chiedere a. Eccetera eccetera, però alla fine sono io che scelgo, è come dire è perché alla fine persone, tu subisci, appunto, però fa parte dell'esperienza, no? Io però okay. Very curious na talaga silang malaman kung ano ba yung mga napagdaanan or ano ba yung mga gagawin natin, what if tayo compare sa kayo, perché medyo ano eh, medyo question na din nila kung ano yung mga pinagagawa nila. E quindi è strano perché alla fine loro chiedono, ma è come se volessero semplicemente sapere sì, cosa fai ecco, tu. Ecco, esatto, parlano più che consiglio, loro vogliono sapere le nostre esperienze, cioè cosa abbiamo fatto noi a quell'età, come l'avremmo vissuta magari con un pane nato in panno panza bene compare un attimo risolvo un problema o una cosa sì. Magari col nostro punto di vista I think secondo me è più quello che consiglio che io poi so. Magari ci sono quelle persone che davvero vogliono un consiglio io ho sempre detto lascia andare io un problema no. Lascia il flusso che tipo esatto. Che tipo che ti guidi qualcosa Boh, alla fine è quello io non so dare consigli Dan. Io sono una sono più un listener però ti ascolto però hindi talaga ako marunong magbigay ng advice feeling ko kung nakakapagbigay man ako ng advice depende talaga sa sa tao depende talaga sa level of relationship namin o magari parang doon na ako confident na magbigay ng experience lalo na ng experience na advice lalo na kung may experience din ako doon sa tinanong sa nila na, exacto doon sa tinanong nila ngayon kung wala akong ka-idea bigyan mo ako ng advice sasabihin ko na lang just pray, have faith, go with the flow, and eventually everything will fall back into place. Yun lang lagi, sinasabi ko. Have faith, just hold on to him. Ganun lang. Sa akin kasi, hindi nga nagtatanong kasi nga, ako na yung ikaw na last island. Kasi real talk ka kasi. Last island na nga. Pag talagang desperado ka na. Kasi, ala fine, sa
magtatanong ka ng mga advice dyan, alam mo naman eh, kung anong dapat mong gawin. Natatakot ka lang gawin. Natatakot ka lang gawin yung dapat, alam mo magtatanong ka ng ibang options. True. I feel niya ganun nga, yun yung parang, minsan, alam na yung kung anong kailangan gawin, kailangan walang marinig from other people. Pero nakita ko, meron din kasing mga character development talaga ngayon na si distinguono veramente nettamente yung mga tao. E la maggior parte delle volte, yun sa mga convincido talaga sa idea nila. Kahit ilan pa yung nasa harapan nila, kakainin ka ng buhay. No, a volte è il contrario, è più pericoloso, perché tendenzialmente quelle che magari sono un po' più deboli come pensiero diventa poi un abuso dopo un po', perché pagkinain kang buhay, vuol dire che wala kang time para mag-reflect sa sarili mong pag-iisip, talagang mapupunta ka na dun sa part na yon na sobra siyang confident na sa harapan mo, so mamaliitin mo na yung sarili mo. In a sense, so, hindi okay lang naman yung mga confident, pero nakikita ko naman sa side ng mga medyo nang hihina na hindi na sila masyado nabibigyan ng chance. See, ang bilis na ngayon ng mga mas mahina yung kalooban. Yun din kasi, 'di ba, ako malakas yung character ko. Kakainin mo yung... See, dati, kaya ko pang makipag-usap na iniisip ko kahit anong sabihin ko sa mga taong to, may sarili silang opinion, hindi magiging sobrang apekto yung opinion ko. Ang problema ngayon, nahihirapan na ako makipag-usap sa mga tao kasi natatakot ako na baka ima-invalidate ko yung mga pag-iisip nila. Na ako mismo, natatakot ako kainin ko silang buhay. Na at one point, sobra na silang mapadala kahit kanino. Kasi, può essere che magari ci sia io, ci sia altri con buone intenzioni, ma può essere che arrivi qualcuno e con le brutte intenzioni. Alla fine è una cosa che poi va anche a discapito mio, perché poi alla fine se io devo tirare fuori un rimprovero, veramente diventi che tipo scusate, e a volte tu dici ma non mi devi dire scusa, semplicemente che capisci, e quindi poi alla fine inizi a mettere in questione na, ma ne intendiamo ba yung kinokorekko, anzi nakikita mo din ba na may mali, kasi ang hirap din kasi na kinokorek kita pero hindi mo alam na may mali, però ti fai convincere, no? E lì però se ti fai convincere da tutto, da tutti, inizio a parlare io, inizio a parlare Chiara, inizio a parlare qualcun altro, e qualunque cosa diciamo, questo dice sì. E non è molto... perché se io dico una cosa e Chiara dice un'altra, però e questo dice sì. Tempo, quella... Cioè se io dico una cosa, tu dici una cosa, cosa succede? Che la maggior parte delle volte noi diciamo due cose diverse, no? E quello dice, ma sì, va bene, anche quello che ha detto lui. E invece... Questa dice, ma sì, hai ragione. E invece ci sta più quello che... ma io comunque, secondo me, non è così. Però voi fate quello che volete. Lalo na sa panahon ngayon, yun nga yung parang na lahat may opinion. And lahat, yun nga, di ba yung, kumain yung sa first episode natin, yung madaming opinionated. So, ang ganda pakinggan yung different opinions na meron yung iba't ibang tao. Basta may opinion, kasi mahirap pag wala kang sarili, yung wala kang sariling opinion, yung parang magpapadala ka na lang sa flow ng conversation, just for the sake of the conversation. Parang magpapadala ka na lang, sisi, oo, tama. Pero magari hindi naman pala talaga yun yung mas mabuti pang mas mabuti pang andaring kontrol
quella persona per combattere il tuo pensiero. Se hai un pensiero, è un pensiero. Con una giusta critica dietro, ma anch'io non ho spesso un, come si dice, un site, ma era mga topic, ma in generale, cultura generale, ganun. Na hindi ko siya mabigyan ng opinion, na hindi ko maka-take ng side. Quindi, magbibigay muna, cioè, titignan ko muna yung mga available opinions. E lì mi creo un pensiero, però sono spesso aperta, ma aperta con criterio. È il criterio che alla fine uno ci va a stare, perché poi se io vedo una parte, andami kasi ngayon magandang persuade ng partito, un partito, e quindi alla fine vedo una cosa bella di uno, poi vedo cosa bella di uno, io vado per le cose di cui ne ben, danno un beneficio a tutti, no? C'è chi spesso dice aiutiamo i poveri, e l'altro facciamo questo per i poveri. E Vuoi tu fare dici tutto il sì, contrario? tutti vogliamo aiutare le persone in bisogno, però se il nostro obiettivo è aiutare le persone in bisogno, non ci dobbiamo mettere contro tra di noi, che è la praticamente cosa che dicevamo quando dovevamo essere delle guide per i ragazzi giovani, no? Se noi il nostro obiettivo è comune, perché ci dobbiamo mettere contro? È perché può essere anche applicabile quello che nella società odierna. C'è Quella è sempre lo un'altra stesso teoria. problema che come facciamo a combattere la fame nel mondo? Eh no, questa è praticamente una teoria che va avanti col tempo, Esatto. che i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre Saranno più sempre poveri. più poveri. Vuoi imparare anche a risolvere questa cosa? Ritornando a quello che diceva Chiara, che tu sei costante e volenteroso, magari un giorno trovi la soluzione della povertà. Basta manifestare. Ok, guys. Ma ti stai ridendo? Ok, thanks, guys, babush, grazie a voi. Grazie a voi.